Vittoria fuori casa del Busalla, punti che valgono forse doppio perché sono stati ottenuti con la prima in classifica. Dove avete vinto la partita oggi? Ma abbiamo vinto la partita sul non mollare mai, abbiamo fatto una prestazione dove secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo tempo abbiamo sofferto perché loro hanno cercato di più, quindi sapevamo che dovevamo soffrire fino all'ultimo sperando di sfruttare le occasioni che ci capitavano. Siamo stati bravi ad aspettare, è capitata la palla prima con Beciu, che stava facendo una gran parata al portiere, poi quella con Spano e credo che lì ci sia stata la svolta, quindi anche perché abbiamo fatto gol praticamente alla fine della partita, quindi direi che la svolta è stata proprio quella, saper aspettare, non aver premura e poi se capitava colpire. È una partita che può, diciamo, far cambiare in meglio il campionato del Busalla, è una vittoria che dà anche consapevolezza a questa. Ma sì, sicuramente, ma io il valore del Busalla lo so, lo conosco benissimo, fino ad oggi purtroppo abbiamo sempre sofferto le tante assenze, ora pian pianino sta rientrando qualche giocatore e credo che i nostri valori ci sono, quindi dobbiamo solo essere al completo. Nel momento in cui siamo al completo penso che il Busalla non abbia paura di nessuno. Ecco, un'ultima domanda, il primo tempo un pochino noioso, nel secondo tempo la partita si è decisamente accesa, quanto hanno fatto anche i cambi, sono entrati anche ragazzi di gamba che hanno fatto... Sì, sicuramente, noi avevamo dall'inizio Cortellesa che ne veniva da un infortunio, quindi ho dovuto per forza dargli un cambio, però quelli che sono entrati credo che abbiano fatto la partita nel modo perfetto come gli ho chiesto. Grazie mister. Grazie a te.